c'è la crisi. C'è la crisi, è per Natale, cosa mi regalerò? Non mi era mai capitato di fare parte di una giuria di un concorso online e quindi mi sono anche fatto coinvolgere per la novità per me. Un tema molto attuale ovviamente, anche di difficile interpretazione proprio perché dava adito a molteplici vie interpretative del tema ciascuno ha dato. Insomma, secondo me ci sono anche state molte persone che hanno fatto delle cose un po' fuori tema, però poi abbiamo fatto una selezione sempre più a imbuto, stringendo, prima scremando tutta una serie di cose che secondo noi così non andavano e poi via via siamo arrivati a questo gruppo di immagini finaliste e adesso nella serata di oggi verranno proclamati i vincitori per ogni sezione. Mi ha colpito così la possibilità di interpretare questo tema in così tanti modi differenti, perché poi alla fine io stesso, se avessi dovuto farlo, non saprei bene come avrei affrontato il tema. Oh, mangiati dalla crisi. Sono Gaetano Fornelli, faccio fotografia di reportage dal 2006, mi interesso a tematiche sociali. La fotografia che ho presentato per questo concorso è stata scattata e fatta di un reportage fatto presso l'Associazione del Pane Quotidiano a Milano, dove operano volontari che distribuiscono pane e beni di prima necessità ai meno abbienti. Quello che io ho ritratto nella fotografia è una crisi che evidentemente è economica, però la crisi è anche una crisi di tipo etico. Forse la giusta reazione a una crisi etica è quella che danno i volontari di queste associazioni impegnandosi per gli altri. Oh, mangiati dalla crisi. La fotografia può far conoscere. L'obiettivo primario della fotografia, secondo me, per il genere di fotografia che io ho scelto di fare, è raccontare. E se la fotografia racconta bene, deve muovere le corde emotive delle persone per sentirsi coinvolte nei problemi che ci toccano da vicino o magari che toccano da vicino gli altri e stimolare la giusta reazione. La giusta reazione è condividere i problemi con gli altri e contribuire a trovare delle soluzioni. Mangiati dalla crisi. Volevamo sapere se c'era qualche fotografia che le è piaciuta particolarmente e che non è stata premiata, perché per me ce ne sono tantissime. Beh, io come ho partecipato chiaramente. Ah, lei ha partecipato? Sì. Ci fa vedere la sua foto? Sì. C'è la crisi. Quello è mio figlio. Fantastico. Siamo in Trastevere, io sono romano. Ah, quindi è Trastevere. Quindi, ma questa è stata scattata quando? Quella è del 79, quella foto. È del 79? Sì, è quando mio figlio aveva 2 anni. La crisi io la vedo come fotografo dal fatto che siccome io sin dall'inizio ho sempre fatto molto foto del sociale, adesso praticamente riesco a fotografare molti più barboni degli anni 70 quando ho iniziato a fare le prime fotografie. Prima le facevo in bianco e nero ed erano più tragiche, adesso sono molto tragiche anche a colori. Mamma, io sto bene. Sono bellissime le foto di là con la data di scadenza, che ricordano molto la scadenza del contratto di tutti quelli che sono a progetto, a tempo determinato. Ecco, diciamo che mi ci sono rivista, perché dopo anni di tempi determinati, stage, tirocini, qui mi ho visto proprio una bella data di scadenza del contratto in queste persone. Quindi per me la crisi è proprio così. Mangiati dalla crisi. Dopo una nottata lunga e insonne, la giuria ha partorito le seguenti decisioni. And the winner is...
Tony Morro con Parliamone, e Alfonso D'Agostino con Contrasto, e Arten Zuzman, Power Life. Cristina Ortolani con Ti sei ricordato di timbrare il cartellino. E Andrea Pignagnoli con La crisi ti colpisce lì dove meno te lo aspetti. Soprattutto per l'ironia, sei tu, bravo, complimenti.